But if you close your eyes. Buonasera tesorini e bentornati nel canale. Allora, oggi dopo tantissimo tempo nuovo video vlog, non fate caso al segno degli occhiali perché questo è un vlog un po' particolare. Sono appena tornata a casa dopo una giornata di lavoro, quindi avevo gli occhiali fino a 10 minuti fa, dopo li ho portati praticamente per tutto il giorno. E ho deciso di girare questo vlog serale perché oggi è un giorno speciale. Oggi è un giorno da proprio ricordare, perché oggi è entrato lui nella mia vita. Praticamente ho deciso di farmi l'iPhone 8 Plus. Dopo mesi e mesi che lo dicevo, ho visto che su Amazon stava a 200 euro in meno rispetto al negozio e quindi ho detto: sai che c'è, ieri sera mi ha preso la botta da matto e l'ho comprato. Sono molto 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 contenta. Mi è arrivato oggi al lavoro, quindi non l'ho neanche ancora acceso, niente, proprio giusto così aperto per vedere se c'era dentro e poi basta. E questa mattina mia mamma mi ha comprato anche due cover, perché appunto non ho assolutamente cover, anzi sono ufficialmente in vendita le mie cover per iPhone 6. Andate a vedere i miei video sulla collezione delle mie cover per vedere insomma quali sono. Se vi interessano scrivetemelo e ci mettiamo d'accordo, insomma, o ce le consegniamo, cioè ve le consegno a mano oppure ve li spedisco, come volete. Allora, me l'ha comprata la mia mamma questa mattina dal cinese. Vi dico questa cosa e poi mi spoglio, mi vado a fare una doccia perché sono super super stanca e ho tantissimo caldo. Sì, mi vedete, non mi vedete? Comunque, per 4,90 euro, sì, quindi 5 euro, abbiamo preso questa qua. Stupendo! Bella 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 bella. E siccome ero indecisa appunto tra questa e l'altra, mia mamma ha fatto proprio la scena che le ha prese tutte e due e le ha portate in cassa, io lì con la lacrimuccia, perché l'altra è praticamente questa qui. Vado. Io non so se ve l'ho mai detto, ma adoro i fenicotteri e con tutto che detesto un po' gli uccelli, ma il fenicottero non è un uccello, cioè se comunque è l'uccello, perché è un uccello, è considerato il dio degli uccelli perché è un uccello rosa, quindi parliamone. Ed è fatta tutta così nera con questi due fenicotteri qua, un po' stile hawaiana, e c'è qui questo bellissimo fenicottero. Questa è chi è che entra mentre giro il vlog? Dimmi, 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 dimmi. E quindi questa è l'altra, l'abbiamo pagata 5 euro. In più ieri sono andata a fare un giretto al centro commerciale, mi sono comprata qualcosina, ovvero due cose. La prima sono questi orecchini qua che ho preso da Scarpe Scarpe per 1 euro, sono molto carini, molto leggeri, molto friu friu. E poi ho preso questo paio di jeggings che approfitto per farveli vedere indossati, perché poi ve li farò vedere in un video a parte. Comunque sono dei jeggings, come vi faccio vedere, più che jeggings sono proprio jeans, e hanno praticamente davanti, sono semplicissimi con le tasche, diciamo così, cadde un pennello, allora ricadde il pennello, quindi davanti sono semplicissimi così con le tasche, è molto molto semplice. La particolarità è che praticamente sul sedere, ci riuscirò, tipo così, hanno la zip fino a qua e i fiocchetti alle caviglie, li vedete? Vabbè, questa è un'inquadratura terribile, comunque poi ve li faccio vedere nel dettaglio nel video haul che appunto uscirà prossimamente sul canale, tempo di girarlo. E niente, quindi sono molto euforica soprattutto per l'arrivo dell'iPhone. Se vi interessa fatemelo sapere, perché vi vorrei fare tipo, io nel frattempo mi spoglio, tanto non mi inquadro, vi vorrei fare tipo il video unboxing del telefono, dove lo apriamo insieme, lo accendiamo insieme, facciamo tutte le cose diciamo per la prima volta insieme.
ginocchio. E insomma, fatemelo sapere giù nei commenti se vi può piacere questo tipo di video, perché mi sa che non l'ho mai fatto sul canale. Ogni volta che ho comprato il telefono ve l'ho fatto vedere, insomma, bello e fatto davanti alla telecamera, ma non vi ho mai fatto vedere nel dettaglio, insomma, il primo unboxing, eccetera eccetera. Ora io mi spoglio, mi vado a fare una doccia perché ho avuto una giornata lavorativa super intensa, non vi dico. E poi quando torno devo fare delle cose al computer, tipo l'articolo, e mettere sotto carica il cellulare, insomma fare delle cosettine, e poi possiamo chiacchierare liberamente. Mamma, te posso riprendere mentre annaffi le piante? No. Perché? No, c'è una contadina, Non ti piacerebbe essere una contadina? Paese proprio. Dici non sul balcone di casa. Dove stanno i miei pozioni? Non lo so, perché hai levato quella scatola sotto? Oh, oddio, io lo vedevo! Ciao! Ciao! Tipo. Ma quanto sei bollo tu? Gliel'ho tolta quella scatola perché per lavare il balcone l'altra sera mi si è bagnata. Perché sei tonta, già? Io la lavo tutte le sere, non mi si bagna, come mai? Perché alzavi la scatola? Brava. E invece non ci ho pensato. Guarda come ti guarda, giovanella, questa è infelice. Pure il gatto lo deve pensare. Ma mo se fai la sgargiola ti riprendo, in questa miss... Miss alquanto proprio. Allora, per la moda, anzi per l'estate 2018, mia mamma sceglie, non lo posso far vedere perché non so dove hai preso sto vestitino da casa, ma dove ho preso il tuo, perché compro sempre tutto io. Mamma mia, bella. Ma allora, mi ha comprato due cover per il telefono, ma mica ha contribuito al telefono né lei né il mio papà. Ma si fa. Vuoi contribuire? No, non proprio. Comunque, a parte ciò, io ho cenato e ho messo sotto carica il telefono, che adesso sta tipo a metà, però lo devo ancora configurare tutto, vedete, sta così, perché lo devo far arrivare al 100%, poi metto la mia SIM. Ma adesso stavo pensando, ma perderò tutte le foto? Secondo te perdo tutte le foto se cambio telefono, eh? Penso di sì. Vabbè, non che abbia queste foto. Dici, sai, non le puoi perdere. Fatemi vedere che foto ho sul telefono. Perdendo il soggetto, le foto lasciano la stessa cosa, eh? Eh? Perdendo il soggetto, le foto la stessa cosa, ragazzi. Niente, mia mamma è molto in vena di... Molto spiritosa questa sera, mia mamma. Molto. Vabbè, io direi, perché ci sono delle foto che mi piacciono, a cui tengo. Che cosa potrei fare? Potrei mandarmele per email e poi me le salvo. Sì, una cosa del genere. Non mi dite, Chiaretta, fa il backup, perché io purtroppo il backup non l'ho mai fatto. Devo fare, giuro, con l'iPhone nuovo lo faccio. Farò il backup. E cioè, tipo c'è una foto di Mimmi Puzzoni così, ma come si può cancellare queste foto di Mimmi Puzzoni? No, sono foto a cui tengo, c'è foto dei miei nonni, no. Allora, adesso quindi me le manderò tutte per email e poi quando cambio il telefono, oddio, dovrò riscaricare tutte le app, tutto quanto, vabbè, alla fine... Finalmente avrò un po' più di memoria, cioè io sono andata avanti per 4 anni, no, nel 2015, per 3 anni con 16 giga di memoria e adesso ne avrò 64, quindi cioè, fermatemi proprio. A parte questo, mi ero messa al computer perché appunto devo fare l'articolo, perché devo riniziare a fare l'articolo, basta, mi sono presa pure troppa pausa secondo me, e però ho tipo attaccato... l'hard disk al computer e ci sono, cioè mi sono messa a rivedere i filmini di quando ero piccola, perché l'altra sera mi sono messa a rivedere le foto perché stavo, vabbè, sistemando delle cose in camera e quindi avevo gli album delle foto così a portata di mano e ci siamo messi a vederle con mamma, e stasera ho detto no, voglio vedere i filmini. Allora vi devo far vedere questa qua, è mia cugina Federica, guardate che nanerottola, magari lavo l'audio. E qui
Questa sono io. Ero piuttosto una nerottola all'epoca. Questa che sentite è mia madre. E questa è Federica. Vabbè. Comunque la scena è carina proprio. E io che mi voglio buttare tipo dentro un fiume. Perché fa così? Vabbè, dovete sapere che io da piccola ero un po' un terremoto, cioè non è che stavo tanto buona, ferma e buona, no? Ecco, questo è il mio. Ciao! Ciao papà, gli. Allora. Vabbè, montagne, le riprese di mio padre, seggiovia. Muove. È quello che parla. Le mucche. È zio Antonello. E questo era zio Antonello. Zio Antonello, e questa sono io. Chiaretta! Ciao Chiaretta, ciao! Fa ciao papà, Chiaretta! Chiaretta, fai ciao papà, fa ciao! Fa ciao papà, ciao! Penso che questa è stata l'ultima volta in cui ho obbedito il mio papà. Vabbè, comunque mia cugina Federica mi chiamava Bisteccona, perché tuttora ancora mi ci chiama, vabbè, però all'epoca mi chiamava Bisteccona, mi diceva Iara Bistecca perché ero cicciottella, ovviamente in senso affettuoso, e ancora mi ci chiama Bistecca, Bisteccona, vabbè. E a parte questa vena nostalgica che mi ha preso questa sera, che altro vi volevo dire? Vi volevo dire che ero su YouTube, no? E praticamente, allora, a parte che erano mesi che non accendevo il computer, questo qua fisso, e non si sa gli aggiornamenti che deve fare, un casino, non mi ricordo più le password di niente, tipo anche di YouTube, non me la ricordo la password, perché l'ho cambiata, mannaggia i pesci, e non è che me la so scritta da qualche parte, quindi è un po' una tragedia, lo sapete? Non so, infatti password errata, guardate se non posso più tornare a fare video su YouTube per questo. No, allora, in effetti potrei tipo chiedere, come si dice? No, ho sbagliato per quest'altra, ups. Come si dice, mando, cioè tramite email potrei fare questa cosa, però cioè non mi va possibile. L'ho trovata, salva password, perché stavo dicendo che ho trascurato tantissimo il canale, sia quello ASMR che quello normale, vi chiedo scusa, ultimamente vi sto chiedendo sempre scusa per tutto questo, mi dispiace da morire, veramente, però sto veramente facendo del mio meglio per tornare ad avere una continuità nel canale. Non vi voglio promettere cose che poi non posso mantenere, però sinceramente negli ultimi 3-4 mesi ho pubblicato pochissimi contenuti, qualcuno proprio carino, per carità, perché comunque i vlog sono sempre piuttosto carini. C'è stato appunto il vlog dei tatuaggi, il vlog questo della neve a Roma, però ripeto, di 3 mesi fa, e l'haul pazzo, c'è stato qualcosina, però ovviamente rispetto al passato non è tutto questo carnevale di Rio, per non parlare del canale ASMR, okay. Che mi dispiace, Maria, tantissimo, scusate, mi è partito il video. Mi dispiace tantissimo aver trascurato, anche perché in tantissimi di voi mi dite che non riuscite più a dormire, e questa è una cosa che mi fa star male, perché so, perché lo sto vivendo proprio sulla mia pelle, che cosa significa non dormire più. Io non so se vedete le mie perenne occhiaie o se mi seguite su Instagram, la notte praticamente posto le stories di me che non riesco a dormire, perché ragazzi non riesco più a dormire. Allora mi addormento magari presto, perché comunque prendo, diciamo, delle cosettine per farmi rilassare un pochettino di più, quindi il sonno mi arriva, anche se in realtà secondo me è anche un sonno un po'
po', tra virgolette, artificiale. Poi mi sveglio nel bel mezzo della notte con la vampata di calore in corso, la tachicardia, e tipo, che ne so, è l'una di notte, e a me prende un colpo, perché dico, ma come ci arrivo alle 6 di mattina, alle 7 di mattina, quanto altro tempo deve passare, io non ho sonno, e quindi magari mi metto a vedere i video, oppure mi metto su Instagram, oppure mi metto a guardare un film, però veramente la notte non passa mai se non dormi, cioè questa è una cosa veramente troppo brutta, se non dormi la notte non passa, cioè la giornata passa, perché comunque puoi fare tante cose, ma la notte no, zero, zero carbonella, e quindi mi dispiace se prima vi davo una mano a dormire, adesso non lo faccio più, farò veramente del mio meglio per rimediare a tutto ciò. Domani vi girerò un video haul e stavo pensando di girarvelo anche ASMR, così magari torniamo. E vi volevo far vedere che cosa mi ha portato il mio papà. Allora, sto un po' in fissa. Dove l'ha messo la mia mamma? L'ha messo in cameretta. Sto un po' in fissa con gli slime. Vorrei troppo provare a farne uno, però boh, secondo me è una cosa da fare in compagnia e quindi per il momento no. E, però non appena insomma avrò l'occasione vorrò provare a farne uno, perché ci sono un sacco di tutorial su YouTube. Ho letto che serve tipo la schiuma da barba, la colla particolare, vabbè. Allora, prima del... aspettate, sto cercando di fare un po' di ordine. Prima dello slime vi faccio vedere le altre due cosettine che mi ha portato, che sono tanto carine. Questa si può buttare. Scusate, mi pare perennemente con la tosse. Allora, mi ha portato questi due, che sono due Schifidol Kawaii, Kawaii come vedete chiamarli, e ho una cover per l'iPhone ormai vecchio con questi qui attaccati sopra, con uno di questi. Allora, e ecco, è con questo qua, con questo gatto qua ciccione però bianco, e poi c'è quest'altro che è tipo un cagnolino. Non profumano. Allora, ieri al cinese c'era una cesta di cosi, di squishy, e c'era un gelato, vi giuro, era un gelato così grosso, squishy, profumatissimo e morbidissimo. Comunque sono questi due carini. Oh, opla. Perché praticamente quando sto al lavoro, spesso, mentre faccio magari le cose al computer, così come antistress, mi metto a giocare l'aria con questi antistress. Poi mi ha portato questo, che è praticamente un ovetto, e all'interno, questa è proprio una cosa da bimba, vabbè, all'interno c'è un pony morbido comunque, al quale voi potreste pettinare la criniera con questo pettinino a pisciolino. Cioè, se è carino lo metto tipo qua. E la cosa più figa, a parte era carino pure tipo il contenitore a uovo, ma la cosa più figa è stata questo Magiki Glitter Slime, si chiama Magiki. Praticamente è uno slime, però voi adesso lo vedete tipo finito. In realtà c'era una parte arancione, cioè gialla, e una parte blu, e qua dentro c'erano dei glitter e andava mischiato per creare questo effetto finale qua. Infatti è diventato tipo verde, perché giustamente il blu e il blu e il giallo fanno il verde. E guardate, è fighissimo. Solo che appena appena l'ho tirato fuori ho detto no, non mi piace, perché era super 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 appiccicoso. In realtà anche adesso è un po' appiccicoso, ma secondo me un po' perché comunque fa caldo, ragazzi, quindi magari il caldo non aiuta gli slime, ma soprattutto perché magari va un po' come dire, modellato un po', impastato ancora di più, ma è effetto bagnato. E guarda, dall'interno c'erano, cioè ci ho messo tutti questi glitterini che erano inclusi a forma di stelline. Lo amo troppo, lo amo troppo, perché dà l'effetto bagnato. Comunque adesso non appiccica più per niente, prima invece era una cosa, cioè, spaventosa, proprio che
facevo così e la mano non mi si riusciva a staccare. Invece adesso è una figata pazzesca. Guardate. E quindi io vorrei troppo farli in casa. Oddio no, però questo c'è diventato il mio antistress, è più bello perché dopo io al lavoro ci gioco un sacco, perché è proprio morbido, morbido, morbido. Cioè non è di quelli tipo tanto gelatinosi, che a me non piacciono, rimane piuttosto duro, però è veramente troppo figo. Cioè questo è veramente figo, peccato che la confezione però non gli renda giustizia. Quindi o lo metto nella confezione questa qua, dell'ovetto, dove c'era il pony, che dite? C'entrerà? No, comunque lo amo troppo. Lo amo troppissimo. No, mi sa che non c'entra. È troppo per entrare qui. O forse no. No, no, ci va. Carino. Perché comunque questa confezioncina qua era carina a forma d'ovetto. E poi è più pratica per rimettercelo dentro. Invece questo qua... Allora, l'ho chiuso un po' fuori. Con questo comunque si potrebbe fare un video. Non so se avete visto. Vabbè, con questo dicevo, si potrebbe fare un video ASMR. Anche se secondo me il video ASMR figo... Aspettate, perché bisogna farlo un po' più a punta. Così non lo schiaccio. Vedete questo com'era? Era diviso e quindi poi era un macello per metterlo, quindi questo lo posso buttare. Madonna quanto sono logorroica questa sera, scusate proprio. Ah, cioè non lo so, ho le chiacchiere represse. Tra l'altro stasera non c'è neanche niente di interessante in TV. L'altro era questo. Mi aveva portato questo qua, Skifidol Plasti Slime. Non fate caso all'aereo che sta passando. 7 colori all'interno, unicorn box, colorati e profumati. Quindi ho detto, oh mio Dio, papà, questi saranno fantastici, perché si presentavano così. Però, come potete vedere, ho provato a prenderne uno, ma ci sono rimasta malissimo. Perché? Perché non è slime, ragazzi, è pongo. C'ha anche l'odore del pongo. Allora, premetto che a me da piccola il pongo piaceva tantissimo. E quando facevo la babysitter a Flavio, che era questo bambino di 3 anni che giocava col pongo, io ero troppo contenta quando gli andava di giocare col pongo, perché mi divertivo un sacco a giocarci. Però non è uno slime, cioè non è uno Skifidol. Qua c'è scritto slime, ma plasti slime significa appunto slime di plastica, e quindi loro hanno trovato questo modo per venderti il pongo. Però magari questo, un video ASMR, esce carino tagliandoli. Ci devo provare, e soprattutto devo trovare la serata, magari ecco venerdì, in cui riesco a fare un po' più tardi, perché comunque per girare il video ASMR devo fare almeno alle 11, perché altrimenti c'è confusione, passano gli aerei eccetera, e appunto il giorno dopo non mi devo svegliare presto per andare al lavoro. Quindi magari ci provo a girarlo venerdì con tutta la buona volontà, e mi farete sapere poi se vi piace. Nel frattempo ho ripreso le cover perché le adoro troppo, e credo che non lo so, non so veramente quale scegliere come prima. Non lo so, sono tutte e due stupende secondo me. Forse però utilizzerò questa qui per andare al lavoro, anche se in realtà questa non è per niente scomoda, perché sinceramente la parte ingombrante è solo questo, ma che ingombrante è? Mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora che sia carico il telefono, perché in tutto ciò non l'ho ancora proprio neanche acceso, neanche configurato, perché si sta caricando, e quindi non voglio che mi brucio subito la batteria o che faccio danni per essere presciolosa come il mio solito. Fatemi vedere a quanto siamo. No, siamo ancora... Sarà il 70% questo, perché poi tra l'altro ancora non ho potuto impostare la percentuale e non sono proprio in grado di leggere la batteria in questo modo. E quindi niente, dai, adesso vi lascio. Mi invio queste foto che voglio appunto conservarmi tramite email, e poi ci rivediamo più tardi, va bene? Ciao! Allora, finalmente il telefono si è caricato, ho messo questa cover e mi piace tipo troppo.
Mi piace troppissimo anche il telefono. Adesso praticamente sto scaricando tutte le app che avevo sull'altro, quindi subito WhatsApp e Instagram, più che altro WhatsApp perché altrimenti sono isolata dal mondo. E adesso, insomma, poi vi farò il What's on my iPhone. E niente, sono troppo felice, la fotocamera è stupenda. Poi adesso me lo studierò per benino. Ora per sfondo c'ho questo mare. Ah, perché poi ho provato a fare questa cosa qui. E praticamente mi diceva: vuoi ripristinare le foto vecchie? E io ho messo sì, e adesso sta fisso su aggiorno, quindi non so, forse perché magari ci sono anche le altre app che si stanno scaricando e quindi lui fa un po' di fatica, però mi piace troppissimissimissimo. E niente, quest'anno ho dato più soldi all'Apple che boh, non so, ma va bene, questi sono i dettagli. In tutto ciò sono le 10:30. E niente, quindi credo che a breve me ne andrò a letto. Oh, scusate lo sbaglio. Ah, in tutto ciò non vi ho fatto vedere le unghie del mese. Le ho fatte bianche perlate. Mi piacciono un sacco. Con queste due rose rosse stilizzate sugli anulari, una qui e una qui. Le ho dovute accorciare parecchio perché non si sa quanto erano diventate ingestibili, vi giuro. Ho sbattuto tantissimo a questa, tant'è che praticamente qua al centro è spaccata. Quindi, una tragedia veramente. Niente, stavo riflettendo prima che oggi è già 11 giugno. Tra 7 giorni è il compleanno di mia cugina Federica. Dopodomani, sì, il 14 è il compleanno di mia cugina Letizia. Quindi, un po' di compleanni uno dietro l'altro. E niente, questo è quanto. Spero che voi stiate bene. Spero che, insomma, vi stiate riposando. Spero, perché ha finito la scuola, insomma, l'altro giorno. Qui sotto la scuola dove io abito, di fronte ad una scuola, e praticamente quando sono tornata la sera, di fronte il cancello c'era tutta farina, acqua, perché si erano fatti i gavettoni. Ora, io quando mi facevo i gavettoni, sinceramente non utilizzavamo la farina, la schiuma o le uova. Allora, a Carnevale c'era la schiuma, a fine anno c'era il gavettone, e più ti schiumavano, barra, bagnavano, e più comunque eri important people. E niente, mi ricordo che praticamente l'anno della alla Gavettoni li ho iniziati a fare alle medie, sinceramente alle medie, poi vabbè anche alle superiori. E l'anno della prima media, sì, fu il mio primo praticamente battesimo post fine scuola, perché io andavo a scuola a Pavona. E c'è una fontana nella piazza principale di Pavona, di fronte alla scuola dove andavo io, e mi avevano preso e buttata direttamente in fontana. Io tutta fiera, oddio, hanno buttato in fontana. E niente, mi ci affogavano proprio, così come poi gli anni successivi. E a Carnevale mi schiumavano tantissimo. E mi ricordo che, allora, a Carnevale, dopo che mi schiumavano, sempre fissa la febbre. Invece a fine anno l'acqua di quella fontana poi puzzava, ragazzi. E c'è stato un anno che mia mamma aveva la macchina nuova e praticamente mi fece fare tutto il viaggio di ritorno a casa sul tappetino per terra. Non mi ha fatto mettere seduta sul sedile. La mia amica l'avevano buttata con tutto il cellulare. Vabbè, che storie. Comunque, detto ciò, qua il telefono ancora non finisce di scaricare tutto quello che dovrebbe scaricare. Che poi ho detto, vabbè, faccio il backup. Ho fatto il backup prima e Never a Joy, perché lo sono andata praticamente quando l'iPhone mi ha chiesto: vuoi sincronizzare tipo da backup? Aspettate, sì. Ok, non so scrivere i numeri e parlare nel frattempo. Io ho messo sì, sincronizzata backup. Faccio tutto quanto e quello mi dice: non si può installare questa versione di backup sul dispositivo perché dispone di un software troppo vecchio. Quindi è stato praticamente inutile fare il backup. Aspettate che devo scrivere il codice che mi hanno mandato. Aiuto. No, torna qua. 7. Ok.
Sì, perché sto entrando su Instagram. E niente, allora, io finisco di smanettare un po' qui col telefono. Vi saluto dopo quando mi vado a lavare. Allora, sono alla fase struccaggio. Sono le 11 di sera. Io solitamente a quest'ora sto già a letto. O meglio, negli ultimi tempi già ero a letto, però mi sono imposta di andare a dormire un po' più tardi perché magari questo mi aiuta a non svegliarmi la notte, quindi arrivo proprio sdrumata al momento di dormire con la speranza, insomma, che faccio tutta una tirata. Dubito. Per struccarmi sto utilizzando questi maxi dischettoni della Consiglia, che mia mamma mi ha preso al Pewex, e quest'acqua micellare qui di Nivea. Questa è un'acqua micellare extra delicata che riossigena la pelle, deterge 3 in 1 per pelli sensibili e bla bla bla. Poi ho deciso anche che voglio iniziare a farmi di nuovo delle maschere viso, perché sinceramente è un po' di tempo che non ne faccio, adesso che c'è l'estate, che magari la pelle comunque suda di più, che sentite, vi sentite sempre quella sensazione di appiccicaticcio. Scusate, ma mi hanno mandato un messaggino, è il mio amico Costa. E sì, comunque ho messo sta cover perché sì. E dicevo, l'estate la pelle suda di più, che vi sentite più appiccicatici, eccetera. Secondo me le maschere sono ancora più fondamentali. Ne ho tantissime da provare. Ho la maschera quella dorata, ho tipo 3 maschere nere, la maschera al bambù. Ne ho veramente tante. E prima che mi scadano, sinceramente, vorrei testarle. Tutto ciò lì, cioè, mi puzzo lenti. I miei puzzoni. E quindi ok, stasera sinceramente non fa caldissimo, io sto soffrendo il caldo al lavoro, cioè nel senso è la prima estate in cui praticamente non posso mettermi gli shorts e andare così per il mondo. Al lavoro bene o male mi devo vestire, e quindi niente shorts, niente vestitini. Ma chi li portava i pantaloni lunghi d'estate? Mai e poi mai li portavo. Ora ho trovato, diciamo, qualche pantalone un po' più fresco, ma non potrà mai 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 vincere il confronto con un vestitino. Poi inizio a comprarmi, cioè, dei vestiti un po' più coprenti, cioè meno scosciati, magari lunghi, e vado a lavorare con quelli, perché siamo solo a giugno, cioè a luglio muoio. Ok, comunque mi piace un sacco quest'acqua micellare, non che io ultimamente mi stia truccando chissà quanto, sempre per la questione tempo, che fa caldo, quindi preferisco sinceramente metto il mascara e basta. Giusto quando ecco al lavoro devo girare il video, allora magari metto un po' più carina. Concludo l'opera con ultimamente per andare a Verona avevo chiesto, scusate, torno subito, dicevo, avevo chiesto a mia mamma di comprarmi delle salviettine struccanti perché non mi andava di portarmi il boccione di struccante, e lei mi aveva preso queste della Consiglia alla rosa, molto imbevute, ma poca roba. Già io con le salviette struccanti non ci faccio nulla, cioè anzi le odio, le uso appunto quando devo viaggiare e sono costretta a portarle, e per completare l'opera di struccaggio, come in questo caso, perché magari tolgono ulteriormente residui di make up, soprattutto dalle ciglia. Ok, stasera stavano facendo con Fu Panda, però non me lo sono visto perché comunque sono stata al computer, poi sono stata a parlare con voi, ho fatto l'articolo. Un po' di frescura. Comunque di salviette struccanti invece queste qua mi piacciono un sacco, prendo sempre queste della Laurella per viso, occhi e labbra, no, parabeni,
Anche per occhi sensibili, ed è vero perché hanno l'olio di mandorla e non vi fa assolutamente, anzi anche l'estratto di camomilla non vi arrossisce per niente gli occhi, e le pagate un euro, cioè, voglio dire. Quindi detto ciò, io adesso mi vado a lavare i denti, mi metto il mio bel pigiamino adorato, che tra l'altro devo ancora prendere, sta dietro questa pila di cuscine, eccolo qua. Ultimamente, cioè ultimamente, questa settimana ho scelto quello di brontolo che vi avevo fatto vedere anche nel cosa porta qua a Verona, pare di sì, ve l'avevo fatto vedere. Ah, invece per casa ho sempre questa vestaglietta, diciamo così, che presi da Casabella, vi parlo da qua perché mi sto cambiando, sì, avevo preso da Casabella. Peccato che si è macchiata, non so sinceramente neanche con cosa, però non si smacchia più, e comunque è molto fresca, cioè molto tranquilla. Mi copro perché questo pigiamino è un po' così, direi, se non si indossa nulla sotto. E poi magari mi venite a dire che mostro le mie nudità. Bacino a mio puzzone. E quindi insomma sono pronta per andare a dormire. Anzi, adesso mi vado a lavare i denti, mi metto il bite. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. State connessi, connesse come volete, perché questa settimana arriveranno anche altri video. Vi giro gli haul, vi giro un bel get ready with me sabato. Cioè, adesso mi vedete un po' che mi sto spingendo, perché effettivamente mi sta calando la cosiddetta pezza, quella da fine giornata. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che mi date. Vi ricordo che vi stiamo follemente dando un grosso bacio. E ci vediamo alla prossima, ciao!